tutti, eccoci qua in diretta, sono le 12.30 di oggi, martedì 20 marzo 2018. Bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. È martedì e finalmente ritorno all'appuntamento del martedì. Insomma, diciamo la verità, tra me e lui abbiamo avuto chi prima chi dopo, le varie influenze di stagione, i vari mali di stagione. Finalmente tornati tutti e due al 100%, e quindi diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, il padrone di casa del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferia Milano. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dopo un po' di assenza. Oh, ma... sono contento di ritrovarti. Tutto a posto? E speriamo di sì. Ok. Walter, chi ci ha portato oggi? Oggi interviene Marco Balsamo dell'Associazione Amici della Martesana Greco, quindi parliamo del nord di Milano. Oh, nella sostanza. Ben contenti, grazie mille Marco di essere con noi. Siamo contenti anche di parlare di una zona un po' distante da noi, perché a volte ci viene più facile raccontare le zone intorno a noi, ma invece è bello anche arrivare fin lassù a nord, verrebbe da dire, no? Intanto ti ringrazio per avermi invitato, e poi non credere che siano situazioni diverse, cioè le periferie sono, di Milano sono tutte uguali, con le loro specificità, ma comunque hanno gli stessi problemi da affrontare insieme. Problemi anche bellezza, ma voi avete la fortuna di avere il terzo naviglio di Milano, diciamo, che passa nella vostra periferia, che dai comunque... Il naviglio nascosto. Il naviglio nascosto, ecco. Il naviglio nascosto, beh, fra l'altro sarà... se va tutto in porto, anche il primo naviglio a essere riaperto. Perché allora, il famoso progetto dei navigli prevede... Ti faccio subito la domanda, lo riapriamo o non lo riapriamo questo naviglio? Secondo me sì. È da fare, perché? Perché, allora, l'abbiamo non ci qua, dobbiamo... Abbiamo certo. avuto qua Roberto Biscardini, che è stato uno dei primissimi sì, a portare avanti il progetto d'apertura. Infatti, è un amico. Insomma, ci incuriosisce molto. Non siamo, non vogliamo dirvi se è giusto o no ancora, nel senso non siamo la domanda, per quelli del sì o del no. La domanda che deve essere posta sì. ai cittadini non è tanto se il naviglio ha le zanzare, se non ci sono i parcheggi, se. La domanda che ci deve porre è qual è la città dove noi pensiamo e vogliamo vivere fra 15 anni. Non oggi, fra 15 anni. Okay. Il problema delle macchine fra 15 anni si spera che sia stato superato, visto che ci sono le linee metropolitane che escono dalla città. E come dire, la stessa acqua dà l'idea di un camminare lento, sì, che magari invoglia anche la gente di andare in bicicletta. Chissà, 15 anni quanti di noi vanno con l'auto poi. Appunto, insomma. Io stavo notando una cosa negli giorni scorsi di come ormai la stessa automobili, chi produce automobili dice di non comprarla più. Io non la uso più da 5 anni. Ma massimo adesso la puoi noleggiare, la puoi infatti. Fare questi lunghi leasing privati. Già loro ti dicono di non comprarla, quindi insomma qualcosa forse cambierà nei prossimi 15 certo, anni. Del tempo sicuramente. Ma torniamo un po' a noi oggi, no, le nostre misere vite con i navigli coperti. Va bene. Associazione Amici della Martesana Greco, che cosa fate, che associazione è e da quanti anni esistete? Beh, allora, Amici della Martesana Greco è un'associazione che c'è da 12 anni. Uh-huh. Come dice il nome, è il territorio di competenza, diciamo, nel quale noi ci riferiamo, è quello della Martesana nella zona di Greco, che è una zona che ha tutta una serie di tradizioni storiche come tutta Milano, no? Poco conosciute. Peraltro faccio un esempio, c'è la via Grucca a fianco nel nostro territorio. Tutti conoscono la canzone di Celentano, sanno che esiste una via Grucca. Non moltissimi, o quantomeno la maggior parte, non sa dov'è, vero. Ad esempio, piuttosto che la Cassina de Pom, con tutta una serie di tradizioni e storie, potremmo stare qui ora a raccontarle. Che cosa facciamo? Beh, ci occupiamo sostanzialmente di rivalorizzare e di tutelare quello che è il territorio dove noi lavoriamo. Come possiamo farlo? Essendo presenti sul territorio. Perché se tu sei presente sul territorio, questo territorio in qualche modo è controllato, tenuto pulito, reso vivibile anche da mamme, nonne, bambini che girano con la carrozzina, perché c'è presenza di soggetti. Per far questo, sono ormai anni che facciamo un mercatino, che si chiama El Mercatè sul Martesana, che ha una frequenza bimestrale, in pratica la prima e la terza domenica di tutti i mesi, nel periodo primavera-autunno, ovviamente d'inverno no, che è un mercato di baratto, tipo mercatino delle pulci per capirci,
E la seconda domenica invece facciamo quello che abbiamo chiamato il Montmartre dell'Artesana, cioè i pittori che espongono. Montmartre dell'Artesana. E quindi allora pensate, il primo, il terzo, il Mercatel. Il secondo, cioè quindi un weekend a casa con la famiglia lo fate. Un weekend a casa con la famiglia si fa se non ci sono altre cose da fare. Perché insomma, dicevi giustamente, più si sta sul territorio, cioè qual è la risposta migliore a, mi viene da dire, telecamere, ronde, qualsiasi altra... La presenza dei cittadini. Sinceramente, cittadino, ti faccio un esempio banale, se vuoi. Vicino a noi c'è l'hub. Ok. La stazione centrale è il punto in cui arrivano sostanzialmente rifugiati, eccetera, eccetera, con tutta una serie di ovvi problemi che si possono creare sul territorio. Ci sono delle iniziative, che alcune sono già partite, alle quali noi ad esempio collaboriamo, dove con l'appoggio da parte del comune questi soggetti contribuiscono a tenere pulite le strade. Capisci che non è solo un dare, ma è anche un ricevere. Il famoso, che una risorsa davvero a quel punto, esatto. Non solo parole. E così via, ce ne possono essere altri, no? Ad esempio il territorio è pieno di vecchi capannoni, strade che ormai sono poco utilizzate, edifici dismessi, eccetera eccetera. È corretto quando uno dice il brutto che ti circonda ti fa vivere male, no? Allora vediamo di renderlo un po' più bello, un po' più gradevole, no? Allora magari si fanno delle iniziative dove si prende un muro e, con tutte le autorizzazioni del caso, lo si arreda, lo si sistema attraverso magari i writer, la street art e cose di questo tipo. Importante è essere presenti sul territorio. Ti vediamo qualche esempio appunto di street art, ecco, milanese. Questo era un muro che era sostanzialmente abbandonato, il proprietario l'ha reso disponibile, quindi a spese sue, cioè non è che qualcun altro ha contribuito. E sono state fatte già due edizioni di un evento che si chiamava ZooArt, no? Al quale noi abbiamo collaborato, dove writer, la prima volta milanesi, la seconda volta, no, italiani la prima volta, la seconda volta anche europei, perché c'erano, mi sembra, un polacco, un greco, hanno fatto questi murales, questi graffiti, chiamiamoli come si vuole, che insegnano, primo, che i muri possono essere trattati in un certo modo senza quelle oscene scritte che si vedono, no? Ma alcuni sono delle vere e proprie opere d'arte, perché sono oggettivamente degli artisti, e serve a vivere meglio. Ecco, Walter, per una volta quindi raccontiamo una bellissima storia di periferia dove tutto funziona bene, dove tutto è facile e non ci sono problemi, giusto? Ma che sia tutto facile dove non ci siano problemi, questo è un altro aspetto. Ma noi abbiamo visto qualche immagine, qualche immagine passata. Cioè il tema è che noi, come diciamo più volte, che ci siano delle iniziative significative e interessanti e anche belle, questo a Milano esiste abbastanza a macchie di leopardo, ma esiste. Il problema è che non diventa mai sistema. E quindi mettere a fattor comune tutte queste risorse che ci sono, noi pensiamo in primo luogo tutto l'aspetto delle accademie di belle arti. A Milano ce ne sono parecchie, da Brera alla Nuova Accademia di Belle Arti, dall'Accademia delle Belle Arti di Cuneo, che recentemente ha una sede a Milano, lo IED, insomma. Ci sono tutte queste risorse che potrebbero essere messe a fattor comune della città dal punto di vista della didattica sul campo. Questo chiaro che chiede, da parte anche delle diverse articolazioni dell'amministrazione comunale, in particolare i municipi, un monitoraggio del territorio, cioè sapere com'è il territorio, vedere gli aspetti che sono degradati, come far intervenire dei soggetti che, insieme a chi abita, perché questo è il tema, noi possiamo anche dire diamo dei muri agli street artisti, ma per noi animare le periferie non vuol dire dare un muro a qualcuno che ci dipinge su qualcosa. Questa può essere una ipotesi di contributo,
Per noi meglio invece, dove le persone vivono e risiedono, avere una consapevolezza di quello che è la situazione, tra virgolette, di degrado, e quindi avere anche delle risorse esterne che possono aiutare a migliorare questo tipo di degrado. E il tema della street art è esattamente visto con queste modalità. Adesso noi abbiamo visto parecchie scuole, per esempio, che rispetto ai graffiti vandalici che ci sono, hanno cominciato a disegnare i muri delle loro scuole. Questo vuol dire un'attenzione ai propri muri, al luogo dove si è, nel senso che anche la scuola non è un qualcosa di qualcuno, non si sa bene chi, e è indifferente il fatto che l'esterno sia bello piuttosto che brutto. Abbiamo tutta una serie di esempi di scuole che sono, e di muri anche scolastici, che sono vandalizzati e sicuramente non rendono un bel decoro a Milano, ma potrebbero essere, proprio a partire dalle scuole, a chi all'interno ha questa sensibilità artistica, potrebbero essere ricondotti a un abbellimento. Ecco, ma se diventa solamente l'eccezione di qualcuno che lo fa, non migliora la qualità della città. È solamente un elemento per un articolo di giornale che dicono: guardate, lì si fanno queste cose. Invece il tema è che le amministrazioni zonali, quindi i municipi, si facciano carico dell'abbellimento e del decoro in una strategia complessiva cittadina che diventa operativa da subito, perché da subito ci sono anche le risorse utili di ragazzi che si possono cimentare e possono esprimersi, con delle previsioni regolamentari anche abbastanza semplici, perché se uno deve fare una iniziativa e deve seguire un percorso burocratico che non finisce mai, è chiaro che qualcuno ci tenta, qualcuno forse riuscirà a farlo, ma poi chiudiamo qui tutto il meccanismo, e quindi non è un meccanismo che aiuta la città. Quindi ci deve essere una semplificazione burocratica, no? E anche una incentivazione a intervenire. Ecco Marco, voi che tipo di difficoltà avete trovato nel poter portare a regime? Per esempio, mi racconti di un'esperienza che non è appunto un one shot, faccio una prova, faccio un mercatino ogni tanto. Cioè, voi fate un presidio praticamente da giornaliero, quasi da tutti i weekend in quel presidio. Più o meno sì, da 10 anni. Il problema più grosso che noi abbiamo trovato è l'aspetto burocratico. Ma ogni anno, cosa mi viene da dire? Ogni tre mesi. Allora, dobbiamo ragionare in questi, con l'ottica dell'associazione. Le associazioni, in quanto tali, non hanno soldi. Anche i 16 euro della marca da bollo... Sfondi una porta aperta qui, guarda. No, infatti, ma anche i 16 euro della marca da bollo sono 16 euro, sono un costo. Ora, fino a un po' di tempo fa, noi facevamo mediamente, metti, 30 settimane nell'arco di un anno, e qui e si faceva la domanda una volta l'anno. Ah, ok. Per un certo periodo di domeniche che si fissavano. Per qualche strano motivo, probabilmente è cambiato il dirigente, no? La norma prevede 3 mesi. Cosa succede? Che però non puoi farla. In pratica, sostanzialmente devi farlo in anticipo, e quindi fai la domanda per questi 3 mesi, ma poi in pratica subito ti tocca fare la domanda per i 3 mesi successivi, no? E così via. Piccolo particolare: per fare la domanda devi fare la marca da bollo quando la presenti e la marca da bollo quando la ritiri, e sono 32 euro, no? Moltiplicalo per 4 al posto che per 1, ad esempio. Piuttosto che altre cose, ultimamente questo è un grosso problema, secondo me sarà un problema da affrontare, viene chiesto un deposito cauzionale. Ci sta, nel senso che uno dice: io vado in una piazza, poi te la do, dopo come me la ridai indietro, ok? Però anche qui andrebbe fatto con un minimo, come dire, di gran salis, cioè se noi siamo lì da 10 anni, come molte altre associazioni da altre parti, non ah, sì, no, è solo vostro chiaro, caso, è l'esempio. E collaboriamo con l'AMSA per pulire il Martesana, e non ti dico cosa si trova nelle giornate in cui si fa le pulizie. Ho trovato pure un calastico dentro la Martesana, ok? Non ci facciamo mancare le biciclette, c'è di tutto. Qui poi bisogna aprire
un ragionamento sui cittadini, ma lasciamo perdere. Okay. Okay. Ti viene chiesto un deposito cauzionario. Ora, noi abbiamo fatto questa operazione a Natale, col mercatino di Natale, 500 euro di deposito cauzionale. Va bene, li depositi, in qualche maniera con il tessere li chiedi, riesci a mettere insieme i soldi. Ad oggi non è ancora tornato indietro. Quello di? Di Natale. Però. Però, partendo col mercatino, dobbiamo versargli altri 500, senza sapere quando ritornerà indietro. È vero che volendo uno può fare una fideiussione, ma la fideiussione costa ed è a fondo perduto. Quindi anche i 200 euro della fideiussione assicurativi sono buttati via. Sfido quante associazioni anni, sappiano cos'è, come si fa una fideiussione anche. Cioè, stiamo parlando delle associazioni, mi ricordo, cioè, esatto, quella è sempre questo. Allora, anche qui, se queste cose fossero in qualche modo regolamentate, non dico con un minimo di intelligenza, però con del buon senso, voglio dire, sei presente da un certo numero di anni, sai che non ti distruggiamo, anzi, puliamo il territorio, ed è più pulito quando ci siamo noi, di quando non c'è nessuno, e quindi, santi Dio, cioè, non mettere i bastoni fra le ruote. E nelle ecco, nostre perché, condizioni... Perché sembra questo, siamo quasi a mettere i bastoni fra le ruote. Sì, sembra. Che però non credo che sia, non è così, infatti. Non è così. Ma sembra, veramente. Ma sembra. In realtà percepito, diciamo, ecco. È una roba che sostanzialmente, se vai a vedere nella pubblica amministrazione, c'è da un bel po'. Questo è prescritto. Io faccio questo perché se esco dai miei paletti magari ho dei problemi. Cioè, l'importante non è sostanzialmente velocizzare le cose, una roba banale. Ho dovuto andare un giorno a pagare una tassa, non mi ricordo di che cosa, per che cosa. Allora, conclusione, la tassa era di 48 centesimi. Ho dovuto andare a pagarla in posta, mi è costato 48 centesimi più un euro di bollettino, 3 ore per andare a portare il bollettino. La cosa più semplice sarebbe stata che quando ero lì mi dicevano: mi dai un euro? E io gli avrei dato un euro. Cioè, capito cosa voglio dire? Il non uscire da degli schemi rigidi, che sono quelli che ti vincolano. Ma direi da questo punto di vista che siamo in una contraddizione in termini proprio, nel senso che se l'amministrazione comunale, ma anche la città, richiede un impegno e invoglia anche un impegno della cittadinanza attiva da parte dei cittadini perché animino i loro quartieri, facciano iniziativa, e deve essere costruito un percorso che facilita questo tipo di iniziative. Perché se invece rimane l'impalcatura burocratica, che normalmente è costruita non per un impegno di cittadinanza attiva, ma per delle iniziative, diciamo così, commerciali, imprenditoriali e quant'altro, che richiedono anche un assetto organizzativo diverso, che appunto non è quello del volontariato, dove uno ritaglia degli spazi di tempo, ci dedica sicuramente anche della professionalità, perché le cose sono fatte professionalmente e con attenzione al proprio territorio, perché uno non è che fa una cosa per guadagnarci in vari termini e poi abbandona il posto, no. Sono realtà che sono insediate sul territorio e quindi di volta in volta, in base alle proprie possibilità e capacità, cercano di costruire delle iniziative. Ma allora ci deve essere un alveo burocratico, no, che facilita esattamente questo tipo di assunzione di responsabilità. E questa è la contraddizione che esiste, dove il problema è quello del rispetto di una regola. Il problema è quello di rispetto di una regola che sia adeguata però a facilitare l'iniziativa. E con chi dobbiamo andare a parlare per dobbiamo cambiare queste regole, cioè, allora, questo mi sembra palese, no? Questo cioè, è esattamente, non so scrivere la pietra. Questo è esattamente il tema che ha l'amministrazione comunale. Però mi sembra, guarda, quello che mi fa disperare, anzi non sorridere più, è che mentre voi dite questa cosa, il sindaco Sala ieri, parlando della nuova giunta, il nuovo piccolo impasto che è stato in giunta, dice anche: dobbiamo fare di più, però perché bisogna lavorare con gli uffici che devono essere più veloci, più vicini ai cittadini, qui non va bene. Quindi anche lui si accorge che c'è qualcosa che non va. Certo. Ma è sotto gli occhi di tutti che c'è qualcosa. E qui chi è che deve intervenire, proprio a dire a questo punto? Allora, bisogna cominciare a
entrare nell'analisi dei processi burocratici, è quello che stiamo facendo noi con un'iniziativa in particolare nell'ambito di questo percorso di A Scuola di Periferie, dove abbiamo già messo in campo 20 lezioni e ne metteremo in campo altre 40, e in particolare al negozio civico Chiama Milano abbiamo avviato questo percorso che si chiama Partecipazione o Burocrazia, dove stiamo cercando di mettere insieme ad una, per una riflessione comune, da una parte gli amministratori, dall'assessore alla partecipazione cittadinanza attiva, alla presidente della commissione consigliare sempre sullo stesso tema, a chi fa iniziativa sul campo. E alla luce di questo, vedere quali sono gli elementi problematici che ci sono e quelle che possono essere delle possibilità risolutive. Per quello abbiamo anche il supporto e la condivisione di questa iniziativa da parte di NextPA, Associazione Studenti Bocconi, che si occupano proprio nella loro dinamica didattica e di apprendimento e di quello che è la situazione della pubblica amministrazione. Allora, con loro stiamo cominciando a entrare nell'analisi dei processi, cioè proprio i percorsi organizzativi, e quindi come sono attualmente, le difficoltà che creano a chi vuole fare cittadinanza attiva, e cercare, unitamente appunto agli addetti ai lavori, perché qui non ci può essere una contrapposizione, ci deve essere un coinvolgimento di ciascuno che in base alle proprie specifiche competenze però le mette in campo, non come ostacolo, per dire questa è la mia competenza e quindi o si fa così o niente, ma deve essere questa è la mia competenza e quindi individuiamo dei percorsi che possono essere rispondenti a quelle che sono le affermazioni di principio, cioè in questo caso quella che è la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini. Perché se non si fa questo, toccando appunto vari temi che sono quelli dell'occupazione del suolo pubblico, la richiesta di autorizzazioni, non si riesce mai a rispondere in maniera adeguata. Chi fa qualcosa, tra virgolette, lo fa come atto di eroismo, no? Ce l'ho fatta anch'io, aggiungere questa cosa. Invece non deve essere un atto di eroismo, ma deve essere la normalità, dove se io ho 10 minuti del mio tempo che posso dedicare, bene, devo essere facilitato a dedicarlo, no? Perché altrimenti si entra un po' in un meccanismo diverso, cioè chi fa volontariato deve organizzarsi in maniera tale da diventare come un'impresa, ma sì, questo è un altro discorso, esattamente non è possibile, non è adeguato, e se continuiamo a ragionare dei termini della logica della pubblica amministrazione in questo senso, e cioè chi vuole fare delle cose deve organizzarsi in maniera tale da seguire quelle che sono le regole attuali, non avremo mai la partecipazione alla cittadinanza attiva, vuol dire che un 70% delle iniziative che vengono fatte del territorio non vengono fatte, perché o si, diciamo così, non si seguono particolarmente le regole, no, perché è difficile farlo. Esattamente, cioè chi si muove sul volontariato, pensiamo solamente alla comunicazione e alla fissione, se uno vuole mettere una locandina, no? Non è previsto che venga messa una locandina se non spendendo un notevole quantitativo di soldi. Allora, invece di mettere delle risorse per fare l'iniziativa, diciamo che io metto il cartello, no? Pago la pubblicità e non faccio l'iniziativa. Cioè, questo è il tema, dove ci sono tantissimi spazi che potrebbero essere di pertinenza comunale, che potrebbero essere destinati con un piccolo regolamento, dando anche credito ai cittadini, perché se invece il problema è sempre ma ci può essere qualcuno che poi infrange la regola, infatti, sembra sempre quello, va bene, allora non facciamo niente, perché tra l'altro considera che sa meglio lui di me, perché se ne occupa più approfonditamente, quante sono le associazioni che fanno eventi e cose del genere a Milano? Credo che siano qualche centinaio. Sì, sì. Però togli gli eventi che fanno queste associazioni, cosa rimane? Domanda, rimane ovviamente la settimana della moda, rimane ovviamente la settimana del mobile. Abbiamo già parlato spesso di che rimane ovviamente una città fatta di settimane, Milano è diventata, però un calendario, scompare il resto. Sì, tu prova a guardare la città in questa logica, capisci che, tornando all'esempio nostro, ma che serve solo per farci capire, se l'operazione dei 500 euro di deposito mi viene fatta ogni 3 mesi, perché la domanda la presento ogni 3 mesi, come dicevamo prima,
Beh, sono 2000 euro, perché ora che io, se non rientro, devo continuare a metterceli, no? Ma le associazioni questi soldi non li hanno. A un certo punto, gioco forza, chiudi il rubinetto e dici, mi dispiace, abbiamo scherzato. E come lo dico io, insomma noi, no? Lo dicono anche gli altri. Perché per fare magari un evento in una piazzetta dove porti a suonare qualcuno, i bambini delle scuole, capisci che lì nessuno ci guadagna un centesimo. Se devi pure metterci dei quattrini che non sai manco quando ti ritornano, non lo fai. Non è una bella prospettiva. Eh no, infatti. Però allora adesso siamo in chiusura, non possiamo lasciarci con questa amarezza. No. Raccontaci un po' invece cosa viene nelle prossime settimane in quel della Martesana, avete che eventi in ballo? Abbiamo una serie di cose che stiamo vedendo di organizzare, alcune coinvolgendo le scuole. L'idea è quella di dare i colori e durante una delle varie domeniche far esporre ai ragazzini, ovviamente piccoli perché deve essere una cosa dedicata a quelli, ai bambini elementari sostanzialmente, i disegni che hanno fatto ad esempio sul Martesana, piuttosto che l'avevamo già fatto, ed è una cosa che allora ha avuto un discreto successo. Ovviamente c'è bisogno della collaborazione delle scuole sul territorio, però si riesce a fare. Bisogna vedere quando, e poi del caso ve lo dico, che così. Ma molto volentieri. Invece Walter, Consulta Periferia Milano, prossimi appuntamenti, dicevamo? Prossimo appuntamento esattamente sarà quello di un'attenzione ai musei a cielo aperto. Ah. No? Ne stavamo parlando prima con la street art, ma non solo. E quindi ci sarà un focus martedì 3 aprile alle ore 18 al negozio civico Chiama Milano, dove tra gli altri interverrà anche Marco Balsamo come uno degli addetti ai lavori, nel senso che hanno già proposto iniziative di questo genere, e quindi cercheremo di trovare qualche piccola sistematizzazione affinché queste iniziative che sono a macchia di leopardo sul territorio possono diventare delle iniziative sistemiche. E da una parte che, come dicevamo prima, la procedura autorizzativa sia facilitante questa assunzione di responsabilità che centinaia di associazioni, di realtà associate, ma Marco parlava prima delle scuole. Noi pensiamo che nella loro normale didattica le scuole possono essere avvantaggiate proprio nella loro dinamica scolastica se si aprono al territorio, condividono iniziative del territorio. Perché? Perché sul territorio ci sono tutta una serie di professionalità e ricchezze che possono anche aiutare la scuola a fare ad arricchire la loro didattica, perché sapere dove si è non è lo stesso che essere avulsi dal territorio, e quindi vuol dire anche che i ragazzini cominciano, e anche i genitori, ad avere più attenzione al luogo dove vivono, no? Invece di viverlo in maniera più da utilizzatori piuttosto che da chi ci vive dentro. Dottori, infatti il problema delle WIC è proprio il rischio delle WIC, che ci stanno benissimo, tanti utilizzatori, no? Ma pochi attori. Vanno benissimo, però il tema è, ci sono alcuni che vengono e espongono, infatti, no? Invece il problema per noi è, ci sono tutta una serie di attori sul territorio, ma che possono venire anche da fuori. Noi per esempio abbiamo, con il progetto Cori Milano, abbiamo 14 cori che vengono a cantare per le periferie di Milano, ma non solo di Milano, no? E poi ne abbiamo 40 totali. Allora, e questo è il tema di semplificare, perché le ricchezze ci sono e le periferie di Milano, i problemi che hanno, potrebbero essere già risolti. Il problema è che manca proprio questa logica sistemica, a partire dalle regole burocratiche che prima abbiamo visto, alcune che sono proprio contraddittorie. Perfetto, volevo aggiungere alla discussione un bellissimo commento di Barbara Risi, curatrice di Corto Milanese, che ci ha scritto adesso durante la diretta, dicendo che in realtà quello che noi auspichiamo, spesso e volentieri anche la Costituzione lo riconoscerebbe, perché poi in Costituzione c'è tutta una parte prevista che sono le regole del bene comune, che
però è stata completamente disattesa e non si va mai ad ascoltare, che invece proprio parla dell'agevolare chi appunto del bene comune vuole farne un valore e un bene per tutti quanti. Quindi insomma, grazie Barbara, ha linkato anche un interessante video con l'ex presidente Rodotà che ne parla, quindi poi andremo a vedere meglio. Io davvero vi ringrazio tanto per essere qui con noi oggi, grazie mille per la vostra esperienza, insomma, davvero grande lavoro che fate, come dire, come che finite, qualche weekend finite Martesana trovate qualcosa da fare, questo abbiamo capito, non c'è sempre qualcosa da fare lì, c'è sempre qualcosa da andare a vedere, dei bellissimi mercatini, sia del baratto che dicevi poi di pittori, proprio di artisti, questa idea di portare Montmartre sulla Martesana davvero, beh, affascinante. Davvero affascinante, se non ci siete stati andate a Cassino del Pom perché è affascinante, davvero bellissimo, non mancheremo. Walter, grazie mille per l'ospite di oggi e complimenti anche a voi comunque per il lavoro che state facendo, insomma seguiremo la consulta. È un lavoro di messa a sistema proprio di cose diverse per cercare di trovare delle soluzioni utili a tutti. Il lamento crediamo che non serva più di tanto. Perfetto, allora grazie mille davvero, alla prossima, allora noi ci si vede in Martesana, allora davvero. Certamente. Perfetto, grazie a voi. Mille anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorna domani con Good Morning Milano alle 12.30 qui in diretta e questa sera alle 18 con l'informazione serale di Milano All News, edizione appunto della sera alle ore 18 in diretta qui da questo studio. Grazie mille, arrivederci, a presto.